Benvenuti a Sommelier. Questa volta siamo andati a Brindisi alla scoperta del Sussumagnello, un vitigno coltivato fra i tanti dalle tenute Rubino. E alle mie spalle Torre Testa, una torre cinquecentesca per la difesa dai saraceni su questa costa, battuta dallo stesso vento che batte i vigneti di Sussumagnello. Torre Testa è il vino che andremo a degustare fra un po'. Siamo arrivati nelle cantine delle tenute Rubino. Ciao Luigi. Ciao Gustavo. Luigi Rubino è proprietario di questa struttura, delle vigne, eccetera. Però è un'azienda di famiglia, papà ha iniziato tutto. Sì, mio padre ha iniziato ad acquistare le prime aziende agricole nel Salento intorno alla metà degli anni Ottanta. E l'avvio invece della vinificazione delle nostre uve è partito dalla fine degli anni 90, quindi tra il 99 e il 2000. Voi vinificate Malvasia Bianca, che un tempo serviva per fare il vermouth, oggi invece fate un vino veramente fine, con questi senturi iodati tipici delle vigne che sono sul mare, no? Primitivo, Negramaro e il Sussumagnello, questo vitigno dal grande fascino che avete riscoperto in questa zona. Sussumagnello infatti era un vitigno che tradizionalmente si trovava nei vecchi vigneti, negli antichi vigneti, un terzo di Negramaro, un terzo di Malvasia Nera, un terzo di Sussumagnello. In passato i contadini raccoglievano queste uve e le assemblavano, magari. E quindi realizzavano praticamente con un'unica raccolta il vino. Ognuna di queste varietali apportava a quel vino delle caratteristiche. Dalla prima microvinificazione che noi abbiamo fatto nel 99 abbiamo visto che la raccolta di quest'uva, che tradizionalmente avveniva intorno alla fine di settembre, i primi di ottobre, col cambiamento climatico poteva essere posticipata di circa una settimana, 10 giorni, dandone grande vantaggio alla maturazione non solo tecnologica dell'uva, quindi zuccheri, acidi, pH, ma anche polifenolica. Cioè questo vino, lasciato sul ceppo per 10-12 giorni oltre al periodo tradizionale della raccolta, ha delle caratteristiche eccezionali e ne vale la pena di vinificarlo e coltivarlo singolarmente. Da qui, nata da questa mia intuizione e dalle capacità non solo agronomiche del mio staff, ma anche enologiche, si è iniziato un processo di riproduzione di queste piante da alcuni vigneti di 75 anni d'età. Le arzille vecchiette. Le arzille vecchiette, no? Che a tutt'oggi producono uva in quantità molto molto bassa, perché si sta parlando di un vitigno che è scomparso non per la cattiva qualità dell'uva, ma per la bassa produttività per ettaro. Stiamo parlando di circa 40-50 quintali per ettaro di uva, che in passato non veniva valorizzata in bottiglia, quindi non c'era questo processo di valorizzazione in bottiglia e quindi di ricerca della personalità del vino e di premiare questo tipo di vino, ma veniva pagata a prezzo, a quintale, e quindi era poco remunerativa per il povero contadino che andava a produrla. Qui invece ci sono delle apparecchiature molto particolari, la tecnologia è importante, non solo la tradizione e la storia in una cantina, vero? Sì, nel caso specifico sono degli scambiatori tubo in tubo, dove noi facciamo passare attraverso questi canali in acciaio la pasta e il mosto dell'uva, quindi l'uva appena viene scaricata viene passata attraverso questo scambiatore e si abbatte immediatamente la temperatura.
Questo è importante per estrarre quanti più profumi, aromi, che poi caratterizzano dell'uva e quindi per caratterizzare poi la personalità del vino. Sul vino rosso invece andiamo a parlare di là. Perfetto. Eccoci qua, i maceratori, frollatori, che io vedo leggermente più larghi di quelli che solitamente vediamo in cantina. Sono un po' più tozzi e un po' più larghi, ma perché questo? È il frutto di una precisa scelta tecnica. L'idea che seguiamo è che, poiché le sostanze da cui nascono praticamente i vini rossi si trovano le sostanze migliori, i polifenoli, il colore, eccetera, principalmente sulle bucce, noi dobbiamo cercare di estrarre il meglio e i tannini dalle bucce. Per far questo abbiamo necessità che questa superficie di scambio tra la buccia e il mosto sia la maggiore possibile. Ecco perché la scelta di diversificarci rispetto alla tradizione e di adottare dei serbatoi quasi tozzi, quindi molto bassi e larghi, per facilitare questo scambio e questa estrazione. Che è importantissimo, come è importante anche il controllo sull'uva dalla vigna alla bottiglia, ma soprattutto la temperatura, come dicevamo prima, deve essere tenuta bassa anche in questa fase. Sì, tutto il processo che va dalla fermentazione, anzi ancora prima, abbiamo detto prima, dall'arrivo dell'uva in cantina, noi riusciamo a controllare la temperatura di pre-fermentazione, fermentazione, macerazione, fermentazione, vinificazione e anche la conservazione del vino. Tant'è vero che quando ci sposteremo in altri settori della cantina vedrete che sia i vini imbottigliati sia i vini nelle barrique sono a temperatura e umidità controllata. La barricaia mi incuriosisce sempre, andiamola a vedere. Adesso siamo nella bottaia delle tenute Rubino, è il contenitore dei contenitori del vino, delle barrique in cui il vino riposa, è la culla del vino. Ma la bottaia, tutta la struttura che è del 2005, praticamente l'anno degli ultimi impianti di Sussumaniello, ha delle particolarità. Noi abbiamo voluto riprendere la location, l'utilizzo del Carparo Leccese, perché siamo nel Salento, e abbiamo anche ripreso il legno, perché in ogni cantina che si rispetti l'elemento legno è importantissimo, infatti anche nel tetto ne è testimonianza. Legno, sì. Nel caso specifico qui si affinano i vini migliori della nostra produzione, principalmente i vini rossi, ed in due tipologie di serbatoi, di contenitori in questo momento. Il primo sono le barrique, che sono praticamente questi 225 litri, 300 bottiglie per barrica, più o meno 300 bottiglie, mentre dall'altra parte abbiamo i tini francoconici, che al momento sono da 40 ettolitri, che ci servono per creare vini diversi. Quindi a seconda della personalità del vino utilizziamo dei sistemi diversi di affinamento. Questo legno non è inerte, quindi c'è uno scambio vino-legno che è importante per ammorbidire i tannini, renderli più dolci. I tannini con questi polifenoli che altrimenti sarebbero astringenti al palato, vero? Questo è importante per avere un vino equilibrato? Sì, è fondamentale per una vitivinicoltura moderna un apporto equilibrato tra ciò che questo fattore produttivo dà al vino e la personalità del vino stesso. Quindi passare il vino in barrique con molta attenzione, perché non è solo un fatto di moda, è un fatto produttivo. È un fatto tecnico, quindi migliorare il prodotto di base con l'utilizzo di uno strumento tecnico nella maniera adeguata. E il prodotto di base io vorrei testarlo. Andiamo in sala degustazione. Perfetto. Bene Luigi, siamo giunti al momento della degustazione del Torre Testa, Sussumaniello in purezza. Però prima volevo che mi parlassi un po' dei tuoi vini. Noi produciamo il Marmorelle bianco e il Marmorelle rosso dall'omonima tenuta.
Il Marmorelle bianco che nasce dal Chardonnay e Malvasia bianca, il Marmorelle rosso che nasce dal Negramaro e Malvasia nera. Poi produciamo un rosato che è un 100% Negroamaro, il cui nome è Saturnino. E poi produciamo un primitivo giovane, il cui nome è Puntaquila e nasce dal nome dell'omonima tenuta Puntaquila, ed un primitivo riserva che si chiama Viseglio. Per concludere, altri due rossi, il primo lo Iaddico, che è un Brindisi DOC, che è un Negramaro, Malvasia nera e Montepulciano, e l'ultimo che è il Torre Testa, che tu ben presenterai, che è un Susumaniello in purezza. Dobbiamo verificarlo. Intanto il colore è il bel rosso rubino, di nome di fatto a questo punto, molto intenso veramente, impenetrabile. Al naso è complesso. Guerrigli di noce, macis, ma soprattutto piccoli frutti di bosco, note speziate, balsamiche come l'eucalipto, ma anche iodate, forse anche per questa presenza, vicinanza al mare, note iodate, minerali. Al palato riconferma quello che era al naso, molto intenso, anche se di gusto fine, elegante, con un bel finale, io direi anche ammandorlato. Un vino sicuramente da abbinare alle bracciole di cavallo, perché non ostrane, ma anche a una fiorentina, succulenta. Io direi di concludere questa nostra passeggiata dalla vigna alla cantina, anzi al bicchiere delle tenute Rubino. Fare un po' come si faceva una volta. Il brindisi, in fin dei conti, deriva dal fare come a brindisi, cioè si arrivava qui al porto, si partiva e si, in segno benaugurante, si alzavano i calici. Vino, 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 vino e pace ancora.